5 punti meno, il Bologna adesso sarebbe solo in testa alla classifica. Superare la Pistoiese però è stato tutt'altro che facile. Ci ha provato subito Eneas alla sua maniera, ma in Italia non ti lasciano andare in porta con la palla. Finora non è ancora riuscito a far gol, però li fa fare agli altri. E il pubblico petroniano lo ha eletto suo beniamino. Il primo tempo si chiude con un tiro di Colomba di destro, troppo comodo per un portiere come Mascella, il quale nel secondo tempo si erge addirittura a protagonista. Blocca un tiro di Bullo e guardate che cosa riesce a fare su questa scivolata di Eneas. Grandi applausi per tutti e due. Sembra veramente insuperabile Poerio Mascella di 30 anni che ha già navigato in 6 o 7 squadre. Adesso toglie anche a Fiorini la gioia del gol. Rompe la monotonia della sedia rossoblu il biondo Agostinelli. Se non ci fosse dall'altra parte un tipo come Zinetti, sarebbe stato un bel colpo. Sono già trascorsi 82 minuti e siamo ancora fermi sullo 0-0. Allora Eneas inventa il gol, così. Tiro violento di Bachleckner, che segna per la prima volta da quando gioca in Serie A. Osservate come si dispera il bravo Mascella. Passano pochi minuti e il Bologna raddoppia ancora Eneas, che apre sulla destra per Paris. La botta è senza misericordia. Partito con l'handicap dei 5 punti, il Bologna dopo 5 giornate è già a metà classifica.